a ribadire le cose che sono state qui già esposte sulla problematica che riguarda la prevenzione soprattutto del morbo legato al virus dell'HIV, in ragione di questo incremento di casi e soprattutto del fatto che c'è una mutazione rispetto alla tipologia dei soggetti colpiti, che sono passati dall'8% all'85% di eterosessuali. Cioè, questa non è più una malattia che riguarda gli omosessuali o riguarda i tossicodipendenti. Ma abbiamo voluto abbinare in questa mozione anche un altro flagello che cammina parallelamente all'HIV e che soprattutto nell'Italia centro-meridionale miete più vittime, almeno in Italia, del virus dell'HIV e del virus dell'epatite C, cosiddetto HCV, anch'esso a trasmissione sessuale, anch'esso con delle finestre, è un virus che produce la devastazione del fegato fino alla cirrosi e alla cancrocirrosi. Per cui credo che queste due malattie endemiche, a prognosi quasi sempre infausta, debbono essere monitorate, anche se nel caso dell'HCV i moderni farmaci antivirali hanno portato alla distruzione del virus o del materiale virale in circolazione nel sangue, ma si scontrano ancora difficoltà burocratiche, non tutti i malati riescono ad accedere a queste cure per difficoltà prescrittive, perché sono farmaci che, guarda caso, in Italia costano sempre molto di più che nelle altre regioni d'Europa, e anche qua dovremmo fare, non dico una commissione d'inchiesta, ma un approfondimento, perché non si riesce mai a capire perché in Turchia o in Grecia o in qualche altro paese mediterraneo una cura che costa 800-1000 euro in Italia la si debba pagare 8-9-10.000 euro. E credo che i ministri della sanità che si sono succeduti da vari lustri a questa parte hanno, pur avendo molto a cuore le dinamiche dei farmaci, la spesa sui farmaci, la introduzione di nuovi farmaci attraverso l'AIFA all'interno del prontuario nazionale, non siano mai riusciti a fare in modo che questi farmaci abbiano in Italia un costo contenuto ed equivalente al costo presente in altri paesi europei. Quindi noi abbiamo voluto mettere insieme questi due flagelli, anche perché da quando è uscita l'HIV, è stato scoperto il virus dell'HIV, abbiamo sempre notato un eccesso di pubblicità, di un eccesso di preoccupazioni fondatissime nei confronti dell'affezione virale dell'HIV ed una incomprensibile trascuratezza rispetto alla pandemia dell'HCV. Quindi noi proponiamo un combinato disposto nella nostra mozione che tenga conto di entrambe le patologie. Grazie. Pronto? Ah, eccoci qua. Grazie signor Presidente, io
non ho altro da aggiungere rispetto alle cose che ho illustrato in discussione generale, che sono state ribadite più volte dai miei colleghi anche con dovizia di particolare e di considerazione. Quindi credo che la cosa più saggia sia di dichiarare il voto favorevole e di astenermi da ogni altro commento. Grazie.